Simone Inzaghi matrimonio, l'ex Alessia Marcuzzi testimone della sposa. Simone Inzaghi si sposa, Alessia Marcuzzi testimone di nozze della fidanzata. Fiori d'arancio per Simone Inzaghi. L'allenatore della Lazio sposerà finalmente la fidanzata Gaia, dalla quale qualche anno fa ha avuto il figlio Lorenzo. A farlo sapere il settimanale Chi, che nella rubrica Chicche di Gossip annuncia che il matrimonio è fissato per la prossima estate. All'evento non mancherà Alessia Marcuzzi, ex storica dello Sportivo dalla quale ha avuto 18 anni fa il primogenito Tommaso. Ma che è di più, la conduttrice dell'Isola dei Famosi avrà un ruolo importante alla cerimonia, sarà la testimone di nozze della sposa. Nonostante il passato, la romana è molto amica di Gaia che, senza troppi dubbi, ha deciso di averla accanto all'altare. Lo sposo, invece, ha optato per il fratello Pippo Inzaghi. Alessia Marcuzzi e Simone Inzaghi, una grande e bella famiglia allargata. Quello tra Simone Inzaghi e Alessia Marcuzzi si riconferma un rapporto splendido e profondo. Superati i rancori e le incomprensioni del passato hanno ricucito un legame maturo e serio. Non solo, con i rispettivi compagni hanno creato un quartetto davvero invidiabile. Alessia con il marito Paolo Calabresi Marconi e Simone con la sua Gaia si frequentano abitualmente e trascorrono addirittura insieme le vacanze. Insomma, una famiglia allargata moderna e affiatata, capace di mettere da parte qualsiasi forma di malumore. Col tempo Alessia e Gaia sono diventate molto amiche, tanto che la futura signora Inzaghi ha deciso di scegliere la Marcuzzi come testimone di nozze. L'amicizia tra le due va avanti ormai da anni e con il tempo è cresciuta sempre più fino a diventare inossidabile. Alessia Marcuzzi è la fidanzata di Simone Inzaghi, amiche per la pelle. Quello della Marcuzzi ed Inzaghi resta un bell'esempio di famiglia allargata. Alessia e Simone continuano a dimostrare che si può andare d'accordo anche se un amore finisce. Si può ritrovare il sorriso, diventare amici e vivere nuove emozioni. Come quelle che sicuramente non mancheranno al matrimonio tra l'ex calciatore e Gaia, tanti auguri ai futuri sposi.